Bene ragazzi, amici, sono di nuovo qui con la mia amatissima gattona Sofì che prima stava dormendo, adesso si è eccitata, forse vuole andare a correre, a scorrazzare, a saltare sui divani, sui mobili, a gettare giù gli oggetti come è abituata a fare. Aia, non mordere, quindi la lasciamo andare, eh? Sofì, saluta i nostri videoascoltatori, vuoi salutare? Fai ciao ciao con la zampina, aia, non mordere. Ok, lasciamo perdere Sofì, parliamo quindi, andiamo avanti con la storia della Boemia. Allora, abbiamo visto che dopo, all'inizio del 1300, dopo due re austriaci per niente amati, la dieta di Boemia elegge come re Giovanni Lussemburgo, il primo di tre re della casata dei Lussemburgo che nel 300 renderanno importante e potente la Boemia. E Giovanni di Lussemburgo regna dal 1310 fino al 1346. Allora, Giovanni di Lussemburgo caccia il precedente Enrico di Carinzia, che i nobili non amavano. Per questo chiamano Giovanni di Lussemburgo, gli offrono la corona, gli chiedono di cacciare Enrico di Carinzia dopo un regno di soli 3 anni, purché Giovanni sposi Elisabetta, figlia del precedente re Venceslao II, e Giovanni lo fa, sposa Elisabetta, diventa re di Boemia. Giovanni aveva anche l'aiuto del padre. Giovanni di Lussemburgo era figlio, quindi aveva l'aiuto e il prestigio di Enrico VII di Lussemburgo, imperatore di Germania, il quale però muore pochissimo tempo dopo che Giovanni è salito al trono, sapete, nelle guerre d'Italia. E Giovanni non riuscirà a farsi eleggere imperatore di Germania. E inoltre i nobili della Boemia gli strappano molti privilegi militari e fiscali e limitano fortemente il suo potere. Non possono accettare che Giovanni abbia tutti questi suoi amici tedeschi a corte, quindi o lo obbligano a congedare, a cacciare dalla corte tutti i consiglieri tedeschi su cui si appoggiava, a sostituirli con dei signori, con dei ministri boemi. Tra questi spicca Enrico di Lipa. Enrico di Lipa si occupa di molte cose, tra cui delle entrate regie. Enrico di Lipa ha molti nemici tra i nobili, compresa la moglie di Giovanni. La moglie di Giovanni, la regina Elisabetta, e anche lei trama contro Enrico di Lipa, a tal punto che Enrico di Lipa viene incarcerato. Giovanni inizialmente sostiene Elisabetta contro Enrico di Lipa, però poi i nobili ritornano a suo favore e alla fine deve cedere. Nel 1318 si ha un accordo di pace dopo lo scontro tra Giovanni Lussemburgo e i nobili. Il re promette di allontanare i mercenari tedeschi, di non conferire più carichi agli stranieri e di governare insieme ad un consiglio di boemi. Enrico di Lipa, quindi nel 1318, viene scarcerato, riprende tutto la sua influenza e i suoi poteri, d'accordo? E pensate che Enrico di Lipa vuole vendicarsi di Elisabetta, e quindi che cosa fa? Pensate, convince il debole Giovanni che sua moglie, appunto Elisabetta, stia tramando contro di lui per sostituirlo con il figlio Venceslao. Giovanni a tal punto diventa sospettoso della moglie che la fa incarcerare e la separa dal figlio, appunto, dal figlio Venceslao. In realtà, ben presto, Giovanni Lussemburgo, 1319, stanco di tutti questi intrighi di corte, di questi scontri e così via, sapete che fa? Lascia la Boemia per non tornarvi quasi mai più e per dedicarsi a mirabili imprese cavalleresche, a grandi conquiste militari. Abbandona la Boemia nel 1319 per fare la guerra. E conquisterà, cercherà almeno di conquistare molti territori al fuori della Boemia,
I boemi continuano, pur essendo lui lontano dal paese, continueranno ad amarlo anche perché si gioveranno delle sue conquiste, del prestigio ovviamente che in tutta Europa riscuoteranno le sue vittorie. Quindi il re se ne va dalla Boemia, l'amministrazione è affidata appunto ad Enrico di Lipa con il rango di Gran Maresciallo. Approfittando dell'assenza del re, naturalmente i nobili al potere incrementano i loro privilegi di casta. C'è da dire che Giovanni di Lussemburgo non era molto tollerante in materia religiosa. Nel 1315, infatti, alcuni eretici vengono perseguitati e uccisi in Boemia. Cosa succede? Nel 1320 la prima conquista di Giovanni Lussemburgo è l'Alta Lusazia, territorio metà polacco, metà tedesco, che non c'entra molto con l'etnia boema. Comunque, dopo l'estinzione della famiglia del Margravio di Brandeburgo, l'Alta Lusazia, che poi era divisa in due, vi erano due Alte Lusazie, sarebbe dovuta tornare alla corona di Boemia. Infatti, Giovanni di Lussemburgo occupa uno dei due distretti dell'Alta Lusazia, quello di Bautzen, 1320. Poi, 9 anni dopo, attenzione, occuperà anche l'altra parte dell'Alta Lusazia, il distretto di Görlitz. Come ho detto, vi erano due Alte Lusazie. Quindi nel 1329 tutta l'Alta Lusazia sarà inglobata dalla Boemia. Nel 1322 aiuta l'imperatore Ludovico di Baviera a sconfiggere Federico d'Austria nella battaglia di Mühldorf, e quindi ottiene, attenzione, il distretto di Cheb, un distretto molto ricco che viene chiamato anche Eger. Oppure Eger, un'altra conquista di Giovanni di Lussemburgo. Subito dopo, nel 1323, che fa? Temendo, come abbiamo detto, che il figlio Venceslao possa essere proclamato re al posto suo, Giovanni di Lussemburgo lo porta con sé per farlo educare alla corte francese, dove, attenzione, il figlio Venceslao prende il nome di Carlo. Che poi un nome più francese rispetto a Venceslao, che era un nome tipicamente dell'Europa orientale, nome che poi porterà per tutta la vita. I rapporti con la moglie Elisabetta, come potete indovinare da quello che abbiamo detto prima, che muore nel 1330, la moglie Elisabetta, resteranno sempre freddi e tesi. Comunque Giovanni di Lussemburgo non tornerà quasi mai in Boemia, come ho detto, vivrà o nel suo principato originario, il principato originario della sua casata, cioè proprio in Lussemburgo, oppure presso la corte del re di Francia, Carlo IV, quindi diventerà una specie di francese, d'accordo? Continuerà a risiedere in Francia. Carlo IV, peraltro, re di Francia, aveva sposato sua sorella Maria, la sorella di Giovanni di Lussemburgo. Allora, nel 1327, pian piano, dopo aver conquistato l'Alta Lusazia, dopo aver conquistato il distretto di Cheb, un'altra conquista da parte di Giovanni Lussemburgo conquista la Slesia, una regione ricchissima, anch'essa una regione un po' polacca, un po' tedesca, la Slesia che era appartenuta al Regno di Polonia, e lui la conquista nel 1327, gli verrà riconosciuta ufficialmente da Casimiro re di Polonia in seguito nel 1355 in cambio della rinuncia da parte di Giovanni al titolo di re di Polonia. Ricordate, nella lezione precedente abbiamo visto che la Boemia aveva conquistato un grande pezzo della Polonia, adesso ci deve rinunciare. Nel 1328 un'altra grande impresa cavalleresca, la spedizione in Lituania, è una vera e propria crociata, la spedizione in Lituania in aiuto dell'ordine teutonico contro i prussiani e i lituani. Ovviamente prussiani e lituani erano ancora pagani, si trattava di convertirli al cattolicesimo, quindi una crociata. Giovanni approfitta della crociata in Lituania per agire contro alcuni i principi della Slesia che si erano ribellati. Successivamente Giovanni promuove, pensate, altre due spedizioni contro la Lituania.
Nel 1335 e nel 1337, ma senza esito. Abbiamo anche una fioritura delle arti in Boemia. Pensate, uno dei personaggi che favorisce l'arte boema è il vescovo di Praga, che è un amante delle arti, si chiama Giovanni di Drazice. Sapete cosa succede? Giovanni di Drazice si trova a vivere in Francia per lungo tempo perché? Perché viene convocato ad Avignone, il papa all'epoca si trovava ad Avignone, con l'accusa di aver appoggiato degli eretici. Subisce un processo, viene prosciolto, ma poi rimane in Francia per ben 11 anni. Quando torna in Boemia, porta con sé architetti francesi che realizzano splendidi edifici, ponti e poi anche porta con sé codici miniati che saranno alla base di una produzione molto importante di manoscritti boemi, di una produzione realizzata in Boemia di manoscritti miniati. Pensate che addirittura nel 1331 è incredibile, molti, anche quelli che noi italiani non lo sanno, pensate addirittura Giovanni di Lussemburgo conquista pezzi di Italia, cala in Italia con il suo esercito per aiutare Brescia contro il signore di Verona, Martino della Scala, si impadronisce di Milano, di Parma, di Modena, di Lucca. Sembra un po' troppo a tutti, al Papa, all'imperatore di Germania, insomma, addirittura che la Boemia conquisti un pezzo del nord Italia, quindi è costretto poi ad abbandonare l'Italia e ad accettare dall'imperatore di Germania il titolo di vicario su questi territori conquistati. Però vedete, cioè era talmente forte che persino l'Italia del nord era in grado di conquistare territori. Incredibile. Comunque, poi nel 1336 termina un'altra guerra portata avanti da Giovanni di Lussemburgo, quella contro l'Austria, in Carinzia e in Tirolo. Attenzione, in base al trattato di pace con l'Austria 1336, la Carinzia passa all'Austria, mentre il figlio di Giovanni di Lussemburgo, Giovanni Enrico, che è un altro figlio, non Carlo, aveva anche un altro figlio, Giovanni Enrico, mantiene il Tirolo. Quindi attenzione, la Boemia, Giovanni di Lussemburgo, mette le mani anche su dei territori austriaci. E sarà proprio Carlo, educato come abbiamo visto alla corte francese, a gestire il Tirolo. Quindi, prima di morire, vede Giovanni associa suo figlio Carlo al potere, gli dà gli incarichi amministrativi importanti, in questo caso di governare il Tirolo. Non solo, Carlo torna anche in Boemia e inizia a governare anche la Boemia da parte di Giovanni, del padre Giovanni. Giovanni quindi già si assicura la successione mettendo alla prova il figlio Carlo con incarichi amministrativi e militari fondamentali. In realtà poi l'altro figlio di Giovanni Lussemburgo nel 1341, vi ricordate Giovanni Enrico, perde il Tirolo, 1341, il Tirolo passa all'Austria. Nel 1341, ormai anziano e malato, Giovanni di Lussemburgo finalmente torna in Boemia, pensate, è diventato cieco. Si potrebbe dire, scusatemi il banale gioco di parole, un re boemo, cioè un re cieco, di nazionalità ceca, senza la I, che è cieco, non vede, cioè con la I, scusatemi la battuta un po', troppo scontata, d'accordo? E allora, Carlo, il figlio di Giovanni, viene eletto, pensate, imperatore di Germania nel 1346. Carlo, il suo successore designato, viene eletto imperatore di Germania nel 1346, pochi mesi prima la morte di Giovanni. Ma come muore Giovanni? In maniera assolutamente eroica, d'accordo? Diciamo prima qualcosa su perché Carlo viene eletto imperatore di Germania, questo fa capire quale sia la forza, la potenza di Giovanni di Lussemburgo. Fa eleggere suo figlio Carlo di Lussemburgo, imperatore di Germania. Pensate, lui Giovanni, che non era imperatore di Germania, prima ancora della sua morte. Ma come fa? Grazie all'appoggio di Papa Clemente VI.
Papa Clemente VI era stato il tutore del piccolo Carlo, capite? E quindi lo favorisce nell'elezione. Inoltre, Giovanni di Lussemburgo aveva avuto sempre un ottimo rapporto con i papi avignonesi, si era sempre schierato a favore dei papi avignonesi contro i sovrani, per esempio contro il precedente imperatore Ludovico di Baviera, che ricordate, contrastava i papi avignonesi e quindi. Il Papa avignonese Clemente VI lo aiuta a far eleggere suo figlio Carlo come imperatore di Germania. Clemente VI fa un altro favore alla Boemia e eleva ad arcivescovado il vescovado di Praga. Il vescovo di Praga diventa arcivescovo, che quindi si svincola dall'arcivescovo di Magonza, non deve più dipendere da un arcivescovo tedesco come quello di Magonza. Giovanni di Lussemburgo e suo figlio Carlo, pensate, accorrono per difendere il re di Francia contro l'invasione di Edoardo III d'Inghilterra nella battaglia di Crécy. Sapete di cosa stiamo parlando? La guerra dei cent'anni, vi ricordate? E quindi, se avete studiato la guerra dei cent'anni, sapete che la Francia viene sconfitta dall'Inghilterra nella battaglia di Crécy, nonostante l'aiuto di Giovanni di Lussemburgo e di suo figlio Carlo che combattono in quella battaglia. Pensate, Giovanni di Lussemburgo vuole combattere a Crécy pur essendo completamente cieco e a Crécy Giovanni trova una morte eroica. Nel 1346 suo figlio Carlo di Lussemburgo, il secondo imperatore che trattiamo della dinastia di Lussemburgo, che diventa re di Boemia, viene appunto eletto re dal 1346 al 1378. Sarà un re importantissimo per la Boemia che porterà alla massima potenza il regno di Boemia. Ricordate che Carlo, che prende il nome di Carlo IV, attenzione, di Lussemburgo, re di Boemia, di fatto stava già governando la Boemia al posto del padre. Lui rafforza lo Stato perché nel 1348, che cosa fa come prima cosa Carlo IV di Lussemburgo? Con una riforma costituzionale fa sì che Moravia, Slesia e Alta Lusazia vengono definitivamente unite alla Boemia formando un unico complesso e non possono essere più essere separate o date in feudo. Inoltre, la legge di successione Carlo IV di Lussemburgo stabilisce che il diritto di eleggere il re fosse prerogativa del regno di Boemia, d'accordo, del regno degli stati, scusa, degli stati, dei nobili, della dieta, del parlamento nobiliare del regno di Boemia, attenzione, soltanto in assenza di eredi legittimi della famiglia reale boema, sia maschi sia femmine, quindi anche le donne possono eventualmente diventare regine, anche se non capiterà. Capite? Lui stabilisce una legge di successione per cui la corona diventa ereditaria, non più elettiva. La dieta boema, i nobili boemi possono sì eleggere il re, ma abbiamo visto soltanto in mancanza di un erede sicuro, di un erede legittimo. Carlo IV di Lussemburgo, peraltro, che ricordate sia re di Boemia sia imperatore di Germania, emana la bolla d'oro nel 1356 e questa è una cosa famosa, no? Stabilisce che l'imperatore germanico sia eletto da 7 elettori imperiali, stabilisce quali sono, ve li ricordate, ne abbiamo parlato in un'altra video lezione, e comunque dà alcuni privilegi tra questi 7 elettori al re di Boemia. Infatti, in caso di estinzione della linea diretta della casa regnante in Boemia, attenzione, la Boemia, a differenza di altri stati dell'impero germanico, non diventerebbe un feudo vacanti a disposizione dell'imperatore e il diritto di eleggere il re spetterebbe appunto, come abbiamo visto prima, agli stati generali, alla dieta boemia. Boema. Nel 1357 c'è la pacificazione tra Boemia e
Brandeburgo, sancita dal matrimonio tra la figlia di Carlo IV e la figlia di Carlo IV, che si chiama Caterina, e il duca d'Austria Rodolfo IV, quindi si imparenta anche con alcuni Asburgo d'Austria. Poi abbiamo il Trattato di Brno, attenzione, 1364, l'importante Trattato di Brno tra Boemia e Austria del 64, ma sarà rinnovato anche nel 66, 2 anni dopo. Era uno di quegli strani trattati sull'eredità che venivano firmati nel Medioevo. Anche altri stati firmarono trattati del genere. Si stabilisce in questo trattato tra Boemia e Austria che in caso di estinzione, attenzione, delle linee maschile e femminile, delle linee maschile e femminile della dinastia di Boemia, le terre boeme sarebbero passate all'Austria e inversamente, in caso di estinzione delle linee maschile e femminile della dinastia austriaca, le terre austriache sarebbero passate alla Boemia. E siccome la famiglia di Lussemburgo si estinse molto prima rispetto a quella degli Asburgo d'Austria, questo trattato di fatto favorirà, attenzione, il passaggio che avverrà successivamente della corona di Boemia agli Asburgo d'Austria, cioè sarà una delle pezze d'appoggio, delle pezze giuridiche d'appoggio con cui a un certo punto, tra molto tempo rispetto all'epoca in cui stiamo parlando, ad un certo punto gli Asburgo, una delle pezze giuridiche con cui gli Asburgo pretenderanno e otterranno la corona di Boemia. Altre conquiste territoriali che completano quelle del padre. Nel 1369 Carlo IV annette la Bassa Lusazia e gli ultimi due principati della Slesia che erano sfuggiti al padre. Ricordate che il padre Giovanni aveva già annesso la Boemia, l'Alta Lusazia e quasi tutta la Slesia. Quindi adesso viene completata la conquista. La conquista viene anche certificata sposando, dopo la morte della sua seconda moglie Anna, sposando, una principessa. Carlo IV, quindi in terze nozze, sposa una principessa, attenzione, che era sia figlia sia nipote degli ultimi due principati, degli ultimi due territori che ho detto che passano alla Boemia. Quindi la Boemia completa la conquista, incamera completamente tutta la Lusazia e tutta la Slesia, un complesso di territori che resterà alla Boemia per moltissimo tempo, fino alla guerra dei 30 anni. Allora, attenzione, nel 1373 non basta, perché Carlo IV incamera persino il Brandeburgo di cui abbiamo parlato prima, perché c'era un trattato di successione a suo favore firmato 10 anni prima con i due margravi di Brandeburgo. C'è Ottone di Brandeburgo che cerca di non farlo rispettare perché anche lui è un erede, ma Carlo IV invade e conquista il Brandeburgo nel 1373. Quindi vedete la Boemia con Giovanni di Lussemburgo e con suo figlio Carlo IV di Lussemburgo, con la dinastia di Lussemburgo nel 300, nel XIV secolo, la Boemia diventa il più vasto, il più potente, il più importante stato dell'Europa orientale. Diciamo qualcosa sull'organizzazione dello Stato durante i primi due sovrani di Lussemburgo. Guardate che era molto amato dal popolo Carlo IV perché impone quella che oggi chiameremmo legge e ordine. Fa di tutto per eliminare malfattori violenti. Pensate che una legge speciale del 1356 consente ai poveri di chiamare in giudizio i signori,
i loro signori davanti ad una corte di giustizia territoriale. Quindi passa per essere un re, capite, che difende la giustizia di tutti, anche dei più poveri, anche dei ceti più sottomessi. E lui fa una vera e propria riforma della giustizia, anche se gli stati generali dei nobili impediscono l'approvazione del codice di leggi, detto Maiestas Carolina, che avrebbe aumentato i poteri del re. Viene proibita l'ordalia. Pensate, sapete qual è quell'ordalia? Quella prova che bisogna superare per dimostrare di essere innocenti. In base ad una volontà divina, pensate che l'ordalia veniva praticata con il ferro rovente, una cosa terribile. Chi riusciva a camminare sul ferro rovente senza scottarsi era innocente perché Dio aveva rivelato questo. Se invece camminavi sul ferro rovente e ti facevi male, vuol dire che eri colpevole. Una cosa barbarica, questa ordalia applicata con il ferro rovente viene abolita da Carlo IV. C'è un forte sviluppo economico, la coltivazione della vite. Tutti i viaggiatori che arrivano a Praga ci lasciano nei loro diari, ci scrivono che Praga è circondata da vigneti, da enormi, grandissime coltivazioni di vite. E non solo Praga, i vivai di pesci che saranno portati avanti anche nei secoli successivi, la piscicoltura, i vivai di pesci per cui la Boemia sarà famosa in tutta Europa, aumenta la produttività delle terre, si sviluppa anche l'arte, la cultura. Nel 300 la Boemia è uno dei grandi stati dell'umanesimo, del proto-umanesimo europeo. Viene fondata l'importantissima Università di Praga con professori sia boemi sia stranieri, per la maggior parte erano tedeschi, e con molti studenti stranieri, specialmente tedeschi. Questa università poi si sdoppia per via del distacco di giurisprudenza. Vengono costruite opere importantissime, la cattedrale di San Vito all'interno del castello di Praga, con la famosa cappella di San Venceslao, molte altre chiese. Viene fondata la città nuova a Praga con il nuovo ponte di pietra sul fiume Moldava, il famoso Ponte Carlo. Molti turisti italiani da tutto il mondo vanno a Praga, vedono, visitano l'imponente 300esco Ponte Carlo e non sanno chi l'ha costruito. È appunto il Carlo IV di Lussemburgo di cui stiamo parlando, il castello di Karlstein. Gioiello architettonico, che poi il gioiello di Karlstein è la sede dei gioielli della corona dello stato di Boemia. Viene costruita la famosa, costosissima corona di San Venceslao con cui saranno incoronati i re di Boemia. Vi è anche una produzione di pitture murali di notevole livello artistico. Per promuovere però tutte queste costruzioni e tutte le guerre che abbiamo visto, il re ha necessità di chiedere tasse, tasse straordinarie che devono essere approvate dagli stati generali. In questo modo gli stati generali conquistano molto potere. Quindi attenzione, la grandezza di questi sovrani non deve farci dimenticare che in realtà il potere del sovrano in Boemia è limitato e i grandi nobili hanno enormi poteri. Non li mettono in pratica finché esistono sovrani carismatici, come Carlo IV di cui stiamo parlando, suo padre Giovanni. Però successivamente vedremo con dei sovrani più deboli, gli stati generali, il parlamento dei magnati, dei grandi nobili boemi, riuscirà a sopravanzare il potere del re. C'è un grande sviluppo della Chiesa, delle sue istituzioni. La Chiesa possiede privilegi enormi ed enormi ricchezze. Appartiene alla Chiesa Boema metà della terra del regno. Vedremo che questo sarà uno dei motivi per cui si scatenerà la famosa riforma Boema. I chierici sono privilegiati rispetto al resto della popolazione e spesso questi chierici, questi ecclesiastici, non conducono affatto una vita virtuosa. Oltre ai problemi della Chiesa Boema, vi è l'invadenza della Curia Romana che si procura notevoli profitti finanziari, intromettendosi negli affari interni della Chiesa Boema. Tant'è vero che Carlo IV e l'Arcivescovo di Praga cercano di riformare la Chiesa Boema.
con forti proibizioni, con forti pene. Carlo IV e l'arcivescovo di Praga sostengono due predicatori di grande successo. Perché questi scandali e questa immoralità, questa eccessiva attenzione e ricchezza della Chiesa muove dei predicatori, dei riformatori che vogliono appunto una purificazione della Chiesa. Uno di grande successo è Corrado di Waldhausen. Attenzione, Corrado, fortemente contrastato dagli ordini mendicanti, è uno di quei predicatori che ben presto si affermano in Boemia, che predicano anche all'aperto, non solo all'interno delle chiese, predicano anche in cieco, predicano alla folla, fanno dei sermoni ispirati che attirano veramente migliaia e migliaia di persone. E poi, dopo di lui, forse più importante di lui, Jan Milic da Kromeritz. Milic è un anticipatore di Jan Hus, del grande riformatore boemo di cui parleremo tra poco. È fortemente, fieramente eloquente, un trascinatore di folle, appunto, fa questi sermoni che conquistano la folla all'aperto, anche in ceco, non soltanto in tedesco, che veniva considerata la lingua alta, nobile, mentre il ceco era considerato la lingua del popolo. Lui predica anche in ceco. Quindi vedete, Milic e altri di questi predicatori influenzeranno Jan Hus e il movimento Ussita. Quindi fate attenzione. Il movimento Ussita, gli utraquisti, non spunteranno per caso, cioè perché c'è questo Jan Hus che si mette in testa di fare una riforma. Hus viene preceduto da predicatori che avevano delle idee molto simili a lui. Inizia un conflitto tra cechi e tedeschi e Carlo IV, che amava la nazione ceca e la lingua ceca, spesso si schiera con i cechi. Ci sono molti umanisti a corte, non è un caso che il Petrarca, Francesco Petrarca, visiti Praga nel 1356, restando ben contento di quello che vede, di quello che ascolta, delle personalità che conosce. È vero che Petrarca forse aveva anche dei motivi politici per recarsi in Boemia, ma si reca lì a Praga perché? Perché la Boemia è diventata una corte di grande rilievo culturale e quindi la visita di Petrarca certifica questo. D'accordo, nel 1300 76, anche il secondo dei Lussemburgo, re di Boemia, Carlo IV di Lussemburgo, muore. Gli succede Venceslao IV, il figlio, quindi il terzo degli importanti re della casata di Lussemburgo di Boemia, il terzo Lussemburgo sul trono di Boemia. Attenzione, Venceslao IV sembrerebbe molto potente perché lui regnerà dal 1378 fino al 1419. Vedrà infatti lo svilupparsi della riforma ussita e anche la morte di Jan Hus. Venceslao IV, 2 anni prima, nel 1376, era già stato eletto imperatore di Germania. A Venceslao IV però le cose iniziano ad andare da subito male. Mentre i suoi due predecessori di Lussemburgo avevano avuto completo successo in ogni questione, Venceslao IV avrà un regno pieno di problemi. I problemi iniziano dal fatto che il testamento di Carlo IV non cede tutto il regno di Boemia a Venceslao IV. Ricordate che Carlo IV aveva unificato, ve l'ho detto, in un unico complesso tutti i territori della Boemia, ma nel suo testamento si smentisce perché Venceslao IV regna soltanto su Boemia, Slesia e Lusazia. Suo fratello Sigismondo regna sul Brandeburgo, suo fratello Giovanni, un altro fratello, sulla Lusazia, che viene denominata Ducato di Görlitz, e suo cugino Jost, che è la figura più importante di questi parenti, invece regna sulla Moravia. Il problema sarà che ben presto Venceslao IV
litigherà e si scontrerà in guerra con questi suoi parenti, in particolare Jost. Siccome queste guerre fratricide tra i parenti Lussemburgo sono molto complicate, io in realtà ve ne parlerò in maniera molto semplificata, dicendo solo quello che è più importante. Venceslao IV certo non viene aiutato, non viene certo aiutato dal suo carattere, lui aveva ricevuto un'ottima educazione, però rivelava carenze di giudizio e di perseveranza, si faceva distogliere dai suoi compiti, dalla passione per la caccia, mangiava e beveva smodatamente, era irritabile, violento e a volte agiva in maniera crudele. Ci sono conflitti tra ciechi e tedeschi, ve l'ho detto, nel 1384 fa una riforma dell'università che aumenta il potere e il numero e anche l'importanza dei maestri ciechi nei confronti dei maestri tedeschi. Dal 1384, attenzione, al 1393, Venceslao IV sarà impegnato per futili motivi in una serie di dispute infinite con l'arrogante vescovo di Praga, Giovanni di Jenstein. Pensate che la disputa nasce perché c'è uno scontro che riguarda alcune proprietà ecclesiastiche. E allora che succede? I funzionari di Venceslao IV ne approfittano per interferire negli affari ecclesiastici, per schiacciare le pretese della Chiesa Boema, addirittura giustiziano, mandano a morte alcuni sacerdoti. Sembravano aver fatto pace, ma nel 1393 riprendono gli scontri, che veramente sono infiniti, tra Venceslao e il vescovo Jenstein, perché il suo vicario generale, il vicario generale del vescovo, che si chiama Giovanni da Pomuk, aveva nominato l'abate di un monastero benedettino, pur sapendo che il re Venceslao IV voleva che quella carica, quel monastero benedettino restasse vacante. E cosa succede? Venceslao IV, appunto, dei modi crudeli, a volte impetuosi, fa arrestare Giovanni da Pomuk, appunto, il consigliere, il vicario generale dell'arcivescovo di Praga, Jenstein, e addirittura lo fa uccidere, d'accordo? Lo fa uccidere senza alcuna giustificazione, violando ovviamente i diritti della Chiesa. In seguito, Venceslao IV chiede perdono all'arcivescovo di Praga, Jenstein, cerca una riconciliazione, però Jenstein, che teme per la sua vita, fugge a Roma mettendo sotto accusa Venceslao IV di fronte a Papa Bonifacio IX e chiedendo a Bonifacio IX di punirlo. Il Papa, però, Bonifacio IX prende le parti, attenzione, di Venceslao, perché? Perché il Papa Bonifacio IX conta su Venceslao per sconfiggere il suo rivale, il Papa Avignonese, quindi permette al re Venceslao di allontanare Jenstein dalla sua sede. Peraltro, Bonifacio IX ritirerà l'appoggio a Venceslao IV nel momento in cui egli, Venceslao IV, proporrà di mettere fine allo scisma d'Occidente deponendo entrambi i papi, cioè quindi anche Bonifacio IX. Comunque, successivamente, nell'epoca della Controriforma, la figura del vicario dell'arcivescovo di Praga ucciso, Giovanni Pomuk, sarà ripresa e Giovanni Pomuk Giovanni da Pomuk verrà fatto santo nel clima della Controriforma asburgica, verrà elevato a martire, a santo nazionale, con il nome di Giovanni Nepomuceno. Però questo avverrà molto tempo dopo, d'accordo? Molto tempo dopo. E poi abbiamo lo scontro che vi ho già anticipato con Venceslao, tra Venceslao e i suoi parenti, in particolare il cugino Jost, d'accordo? Prima dobbiamo dire che nel 1393 abbiamo un altro problema con la Chiesa, no, non proprio un problema, cerco di spiegarmi meglio. È vero che Venceslao IV, come vi ho detto, combatte contro la Chiesa
locale, la chiesa boema, l'arcivescovo di Praga. Ma questo non significa che Venceslao IV fosse un sincero riformatore della chiesa in generale, perché con la chiesa romana, con la chiesa, con il papato, con la curia romana, lui ha ottimi rapporti. Infatti, nel 1393 lui appoggia le indulgenze in Boemia durante l'anno giubilare, indulgenze che purtroppo, secondo quello stesso abuso che farà ribellare Lutero, vengono indebitamente vendute in Boemia. Egli, Venceslao, tollera in generale l'invadenza papale in Boemia, abusi e corruzione morale aumentano all'interno della chiesa boema e si diffonde una reazione a questo stato di cose di corruzione da parte di pensatori e teologi che, come vi ho detto, seguono i predicatori Waldhausen e Militsch. Vi ricordate, vi li ho citati prima, quali appunto predicatori e teologi che vogliono la riforma come Tommaso Stitni, Matteo di Janov. Predicatori che fustigavano i costumi della Chiesa, l'invadenza romana, condannavano la vendita delle indulgenze. Predicatori che, come vi ho già detto, come quelli citati in precedenza, anticipano gli Annus. Quindi ve lo ripeto, gli Annus non spunta dal nulla. C'è una riforma, una tendenza, un desiderio di riformare la Chiesa in Boemia che è ben precedente agli Annus. La riforma in Boemia era già in atto quando Janus in qualche modo ne prende le redini, d'accordo? Attenzione, per esempio, un personaggio come Janov rifiutava i santi, le reliquie, le immagini, i miracoli, consigliava la frequente assunzione dell'Eucarestia. E tutte queste cose saranno le stesse cose che Hus e gli Ussiti proporranno successivamente. Nel 1391, attenzione, è stata fondata la cappella di Betlemme a Praga, in cui il giovane Giovanni Hus diventerà amministratore nel 1402. Grande importanza di questa cappella di Betlemme. Questa cappella di Betlemme, ripeto, viene fondata nel 1391 a Praga, è appunto un sintomo della riforma che stava montando. Questa cappella predicava l'obbligo di predicare e di predicare anche in cieco. E vi sono dei riformatori anche tra i maestri dell'Università di Praga, come il celebre Matteo di Cracovia. Quindi Hus arriverà a Praga e prende il comando di questa cappella nel 1402, ma la riforma era già partita, diciamo, prima di lui. Velocemente, ve l'ho già anticipato più volte, il contrasto tra Venceslao IV e i suoi parenti, in particolare il margravio Jost, il margravio di Moldavia, ve lo ricordate? Tutti cospirano contro Venceslao IV, che finisce anche per essere imprigionato, ok? E tutti erano scontenti che Venceslao IV scegliesse come consiglieri soprattutto membri della piccola nobiltà e borghesi e insediasse nei pubblici uffici membri di tale classi. E quindi c'è uno scontro tra Jost e Venceslao IV per questo. Sembrano aver fatto pace, ok? Perché questo succede nel 1394. Nello stesso 1394, alla fine dell'anno, sembrano aver fatto pace, e invece succede che i nobili boemi aprono un nuovo conflitto contro il loro re Venceslao IV, appoggiati appunto dal suo cugino, dal cugino di Venceslao IV, Jost, margravio di Moravia, ma anche dai duchi d'Austria. Si mettono in mezzo anche gli austriaci. Ovviamente i nobili boemi chiedono una limitazione del potere di Venceslao, e le cose all'inizio vanno male per Venceslao, perché
Venceslao chiede aiuto a suo fratello Sigismondo d'Ungheria, suo fratellastro Sigismondo d'Ungheria, che non lo aiuta minimamente, anzi Sigismondo d'Ungheria si allea con Jost e nel 1396 costringono Venceslao a rinunciare a moltissimi poteri a favore dei nobili. I nobili conquistano tutte le alte cariche e il diritto di affiancare il re attraverso un consiglio. Venceslao viene criticato anche perché come imperatore, ricordate che non era solo re di Boemia, ma imperatore di Germania, non riesce affatto a ricomporre lo scisma d'Occidente. Insomma, si crea molti nemici. Pensate che i principi tedeschi riescono a deporlo come imperatore di Germania. Lui resta ovviamente re di Boemia, ma nel 1400 viene deposto come imperatore del Sacro Romano Impero e sostituito da Roberto del Palatinato. Nel 1401 i nobili reclamano ulteriori poteri, sempre appoggiati da Jost, dal margraio di Boemia, e si alleano con il nuovo imperatore di Germania, che ho appena nominato, Roberto, e i suoi sostenitori tedeschi assediano Venceslao IV a Praga. Pensate che Venceslao IV deve cedere e accettare l'istituzione di un comitato permanente di nobili dotato di poteri considerevoli. Gli stanno togliendo tutti i poteri. Nel 1402 finisce addirittura che Venceslao IV nomina come, è costretto a nominare amministratore della Boemia sempre Sigismondo, re d'Ungheria. Sigismondo come re d'Ungheria in passato era stato aiutato da Venceslao IV. Venceslao IV l'aveva aiutato quando era stato incarcerato in Ungheria, ma Sigismondo, re d'Ungheria, non ha nessuna riconoscenza per il fratellastro, re di Boemia, Venceslao IV. Lo fa arrestare e addirittura rinchiudere nel castello di Praga. Il povero Venceslao IV finisce per essere imprigionato a Vienna, quindi sembra che vada tutto male per il povero Venceslao, e invece poi lui riesce proprio a ribaltare la situazione, a ribaltare la situazione perché nel 1403 riesce a fuggire da Vienna e a tornare in Boemia, dove nel frattempo il suo partito si è irrobustito, i suoi sostenitori sono aumentati, sono passati dalla parte di Venceslao anche molti che prima lo avevano avversato, e Venceslao riesce a schiacciare tutti i suoi nemici, compreso il parente Jost, ad abolire tutti i regolamenti che limitano il suo potere, restaurando il precedente sistema di governo. Quindi, dopo molte, moltissime traversie, avete visto, Venceslao comunque ne esce vincitore, riesce a ripristinare il suo potere. Per ora dunque chiudiamo qui, la prossima volta parleremo di Jan Hus e della riforma boema che, come abbiamo detto, era già in atto, ma di cui questo grande riformatore prenderà la guida. Abbiamo già accennato, no, pochi minuti prima a Jan Hus, abbiamo detto che Jan Hus nel 1402 diventa il direttore della cappella di Betlemme nel 1391, ma vogliamo dire qualcosa proprio di Janus giovane? Chi è Janus quando arriva a Praga? Perché lui non era propriamente di Praga, e lui arriva a Praga nel 1390 senza un soldo, era molto povero Janus. Era nato 20 anni prima, quindi nel 1370, in un villaggio che si chiama Usinec. Infatti il nome Us
non è altro che il nome abbreviato del villaggio da cui lui proviene, Usinek. Lui stesso, sin dall'inizio, usa per se stesso il nome Us. E quindi, ma noi non sappiamo se Usinek è un villaggio presso Prakatice, nella Boemia meridionale, oppure il villaggio dello stesso nome vicino Praga. Cioè, Us proviene da questo posto che si chiama Usinek, ma ci sono due Usinek. Arriva a Praga senza un soldo nel 1390, inizia a frequentare l'università, si laurea in lettere nel 1396, poi ottiene il diploma di baccelliere in teologia, diventa sacerdote nel 1400 oppure nel 1401 e inizia a predicare rinunciando a qualunque vanità mondana che prima in realtà aveva, quindi Hus, diciamo, mette la testa a posto e sin da quando inizia a predicare, e abbiamo visto quando, nel 1402, quando prende la direzione della cappella di Betlemme, da quando inizia a predicare, risulta immediatamente popolarissimo. Non perdete quindi la lezione della prossima lezione in cui parleremo di Jan Hus e del movimento riformatore boemo, quello che da lui prende proprio il nome di Ussiti oppure di Utraquisti. E non basterà certo una sola lezione per parlare di tutte le complesse vicende, sia di Jan Hus in persona e sia poi degli Ussiti dopo di lui, dopo la sua morte. Vi ringrazio per il momento, arrivederci.